Buongiorno cari amici, come vi avevamo promesso la settimana scorsa, questa mattina approfondiremo un po' di più le questioni legate al bilancio e quindi darò la parola a Giovanni Landi, che è il collega che segue in commissione questo argomento, ma cercheremo anche di farvi capire quanto grave sia la mancanza di manutenzione, per esempio, per quanto riguarda le strade e il collega Sabatino Incino ci darà indicazioni in merito. Passo la parola a Giovanni Landi. Buongiorno a tutti, io vi introdurrò molto brevemente su alcuni, diciamo, dei temi che a nostro avviso hanno un valore significativo circa le poste di bilancio che da qui a qualche giorno andremo ad approvare, anzi sarà portato per l'approvazione in Consiglio Comunale, precisamente il 24 febbraio. Non è facile, diciamo, sintetizzare la miriade, diciamo, di numeri che contengono il bilancio, però cercherò di darvi qualche indicazione. E le indicazioni che mi vengono più, diciamo, nell'immediato, così specifiche da sottoporre alla vostra attenzione, attengono alle voci di spesa. E cioè è singolare leggere nelle voci, diciamo, della spesa dell'anno 2017 che per la posa in opera definitiva dell'albero di Natale, attenzione, posa in opera definitiva albero di Natale, vengano spesi 20.000 euro prelevandoli da alienazioni patrimoniali. Quindi dobbiamo vendere, il Comune deve vendere qualcosa per poter installare definitivamente l'albero di Natale. Dicevo è singolare perché? Perché tutto questo poi, come dire, confrontato con altre esigenze che il territorio vive in tema di sicurezza, ad esempio, non ultimo qualche ora fa a Orignano c'è stato l'ennesimo furto in un appartamento, bene, nonostante le rassicurazioni che abbiamo avuto in Commissione Bilancio, ed è qui presente il collega Farina che può testimoniare, con tanto di argomentazioni tecniche da parte del collega Pasquile che ci disse che era pronto un progetto per attingere a contributi regionali, troviamo alla voce installazioni, impianto, video sorveglianza sul territorio comunale, la voce è pari a zero. Zero. Non vi è nessuna programmazione in merito. Questo ci sconforta. Perché ci sconforta? Perché noi non vogliamo fare la guerra contro qualcuno o qualcosa, ma vorremmo che l'amministrazione si dedicasse, attenzionasse, diciamo, le proprie scelte a cose che riguardano e attengono alla gestione comunale. Come zero per l'attività produttiva. Come pure, e già la volta scorsa l'amico consigliere, capogruppo Giovanni Moscatello diceva, e cioè non ci sono voci di bilancio che riguardano le iniziative produttive, non ci sono, come dire, agevolazioni che possano far sì che ci siano nuovi insediamenti, visti i negozi che purtroppo più spesso abbassano le sale cinesche, che possono far insediare sul nostro territorio nuove iniziative produttive. Queste cose la dicono lunga sulla scarsa lungimiranza, diciamo, nel leggere l'evoluzione delle esigenze del territorio e quindi dell'economia del territorio, badando solo ed esclusivamente a delle spese che hanno un valore, diciamo, senza ritorno economico in termini di ricchezza per il territorio stesso. Un altro, diciamo, degli elementi su cui ponevamo l'attenzione è il fatto che nella Commissione Bilancio avevamo avanzato una riflessione, ci aspettavamo che l'amministrazione lo facesse da parte dell'assessore, sulla rottamazione dei ruoli, ovvero sulla definizione agevolata di quelle che sono le pendenze che i cittadini hanno con il Comune. Bene, questa, diciamo, analisi la facemmo noi, loro erano completamente a digiuno della materia, ne ha fatto menzione il consigliere Siniscalco attraverso i media. Noi riteniamo che al di là della, come dire, qualificazione etica, sia sarebbe stato opportuno che l'amministrazione si facesse carico di almeno analizzare gli elementi positivi di questa legge che lo Stato ha imposto per la rottamazione dei ruoli Equitalia e che ha esteso anche ai comuni. In quanto dai numeri che noi leggiamo nel bilancio vi è una percentuale consistente di soggetti morosi, che lo sono anche per esigenze, come dire, purtroppo personali, ci sono difficoltà finanziarie, ma avrebbero potuto, nell'analisi dei numeri, agevolare quelle situazioni che non sono in condizioni di poter ottemperare a delle obbligazioni, come dire, tributarie. Di queste e tante altre questioni vi renderemo edotti sia nel Consiglio Comunale che in un prossimo incontro. Buona giornata.
Diamo la parola a Sabatino Angino. Buongiorno a tutti. Giovanni, il collega Landi parlava di alcuni capitoli del bilancio riguardanti la sicurezza. La sicurezza che abbiamo manifestato già in questi anni sulle strade. Le strade oggi veramente sono sotto gli occhi di tutti, stanno in una situazione veramente precaria e vi cito solo alcune, una quindicina di strade che sono le forse le più disastrate del comune di Baronissi, segnalata anche, mi diceva il collega Farina, dal broker dell'assicurazione, che solo nella settimana scorsa sono state periziate 5 incidenti, macchine che praticamente hanno subito danni a causa delle buche, a causa dei dissesti del manto stradale. Noi vi indichiamo alcune strade che abbiamo verificato, ma del resto stanno sotto gli occhi di tutti, perché i cittadini che per le percorrono giornalmente verificano questo veramente un disastro, perché l'amministrazione comunale negli ultimi 2-3 anni non ha investito ma poche migliaia di euro sulla manutenzione ordinaria. Vi cito queste, una quindicina di strade che sono via Pozzillo, via Roma, via Pellico, Don Minzoni, Due Principati, Tommaso San Severino, via Farina, via Cirillo, via Allende, via Indipendenza, via Sabatini, Orsale, Aldo Moro, Corso Garibaldi, per citarne diciamo quelle che veramente stanno le peggiori. Ce ne sarebbero altri, ma sicuramente sono più accettabili, ma queste qua versano in una situazione veramente critica. Noi riteniamo che è urgente, a distanza di 3 anni, che l'amministrazione metta in campo un programma da qui a qualche mese di manutenzione che risolva i problemi di sicurezza. Non è possibile che si parla tanto di sicurezza e non si ha a cuore una delle cose principali. Vogliamo parlare di turismo a Baronissi quando poi il biglietto di accesso sono le strade, la manutenzione, il verde, le aiuole, e questa purtroppo c'è una carenza assoluta. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.